Riccardo e Francesco, da un'idea di Riccardo Catagnano, Brand Factor, che oggi appunto in occasione di Short Be Short di Obe e Gifoni è diventato Short Factor. Hai vinto tu però, Francesco, per un punto, diciamo. Ma di misura, dicevate di misura. 51%, quindi... Combattuta però, perché la linea andava su. Senti, tra tutto però la cosa più bella da dire è che uno, visti al cinema questi lavori assumono tutt'altro spessore, e poi bella l'idea di far vedere il the best, perché bisogna abituarsi al meglio. Assolutamente bisogna abituarsi al meglio, e bisogna, come dicevi tu, vederlo e sentirlo bene, perché proprio questi lavori di brand entertainment, che hanno un sapore estremamente cinematografico, si vivono con una colonna sonora assolutamente importante, quindi visti e sentiti al cinema hanno tutto un altro effetto. Il messaggio e la profondità di alcuni di questi di brand entertainment arriva ancora più velocemente. Tante le categorie che avete proposto, ma qual è il film che sceglieresti tu, uno tra tutti, il più bello per te? Noi abbiamo selezionato 5 categorie, che sono, diciamo, 5 categorie più importanti quando si parla di branded content. Sono l'uso del cinema, l'uso della musica, poi abbiamo scelto il Super Bowl, che è un altro momento fondamentale, la diversity inclusion, perché comunque va un casino quest'anno, e ovviamente il Natale. E la mia preferita in assoluto è sicuramente il Super Bowl. Il Super Bowl, perché il Super Bowl è la pubblicità fatta non per le giurie di pubblicitari, ma per le persone, e quindi i contenuti, sia a livello registico sia a livello di scelta musicale e di storytelling, sono semplici ma straordinariamente memorabili. Riccardo? Ma tra le cose c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Una probabilmente dei preferiti è la Best Use of Music, perché la musica diventa non soltanto un contorno a quella che è la narrazione, ma può diventare la protagonista e soprattutto destare delle emozioni fortissime in quelli che sono dei contenuti dal sapore cinematografico. Ne abbiamo visti alcuni veramente sorprendenti e che hanno lasciato letteralmente senza parole. Ma cosa dite di lanciare, insomma, un messaggio alle marche, ai brand? Emozionare conta. Cioè, adesso mi ricordo poi che tu hai parlato anche di dati, troppo bello quello della Pringle che rimane là, ma... però insomma, al di là dei dati, quando si vedono delle cose emozionanti restano. No, ma soprattutto, se posso lanciare un messaggio agli investitori: pianificate gli spot al cinema, perché è un posto magico. No, ma è veramente un posto magico. Cioè, guardare uno spot sul grande schermo rende, dà valore ai soldi che poi si spendono in una maniera straordinaria. Quindi vi prego, pianificate al cinema, perché veramente ne vale la pena. Soprattutto raccontare le emozioni, farle vivere in grande e non avere paura di osare e di mettere in discussione quelli che sono i media tradizionali, perché probabilmente il senso è proprio lì: provare a sperimentare, perché lì c'è il modo, la modalità più semplice per poter colpire nel cuore le persone. Poi siamo sotto Natale e i corti della categoria natalizia avevano proprio quell'obiettivo. Io aggiungo una cosa, ovviamente poi, cioè, uno resta intrattenuto se dedica la massima attenzione, quindi trovare un luogo dove non siamo distratti da altre cose, non multitasking, ma assolutamente concentrati, fa la differenza. Assolutamente, aboliti i second screen al cinema, ce n'è soltanto uno, è bello grosso, quindi è veramente un peccato non concentrarsi, non immergersi in quelle che sono le immagini e le storie che i brand possono raccontare. A proposito di luoghi perfetti dove godersi, attenzione, casualmente il 15 di dicembre allo Zelig, che non è un cinema ma è comunque un teatro, c'è il nuovo spettacolo di Bar Spot speciale Natale, quindi è l'occasione per tutte le persone che affamate di spot natalizi di avere il loro cenone. Scusate, cosa diciamo? Andremo? Assolutamente ci andremo, e poi è incredibile vedere come un pubblicitario alla fine non resiste, deve fare per forza pubblicità in qualsiasi momento, quindi ci uniamo assolutamente all'invito, perché è uno spettacolo che vale la pena andare a vedere.